Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è ZTL. Continuiamo a parlare di politica, non solo delle riforme costituzionali, ma anche di quello che ci aspetta in Europa, perché il futuro poi della nostra nazione si gioca anche e soprattutto lì. Riuscirà Ursula von der Leyen a fare il bis? Io sinceramente mi auguro di no, però poi ho anche timore di chi potrebbe arrivare al suo posto, e ne parliamo fra poco con uno che con l'Europa ha un rapporto, diciamo così, una relazione complicata. State qua. Quando c'è quelli della destra bisogna essere superiori, bisogna essere bravi, cose di questo tipo, e quindi probabilmente non ti assumono. Beh, allora a un certo punto uno dice: ma sai cosa c'è di nuovo? Io, anche se non ci credo, mi conviene dire che sono di sinistra, perché sennò altrimenti sono tagliato fuori. Do il bentornato a Claudio Borghi della Lega. Buonasera, bentornato. Buonasera. E allora, non vede l'ora della von der Leyen bis, no? Sono lì che sto sfogliando il quadrifoglio, guarda. E beh, giustamente l'abbiamo evocata, e questa è la musica adatta. Potrebbe esserci anche Frau Blücher, no? Come facciamo? Cioè, ce la dobbiamo beccare? La evitiamo? Ma io non sono convintissimo che anche i suoi la vogliono, se devo essere sincero, perché non dimentichiamo che una cosa sono i voti che ci sono sulla carta, e tante volte sono anche dei voti che si fanno vedere un po' come il pavone fa vedere le piume, facendo sembrare di essere più grosso. Poi ricordiamo che la volta scorsa la von der Leyen è passata grazie ai voti dei 5 Stelle, ecco, mettiamola così, no? Cioè, ci ricordiamo il famigerato messaggio di giubilo dei rivoluzionari dopo Eretta, nello specifico della Iena Giarrusso, no? Che si vantò di essere stato decisivo, tutto in cambio di una poltroncina da vicepresidente per uno dei loro. Io sinceramente insomma spero sempre che ci sia qualche sorpresa. Noi non la voteremo sicuramente. Spero sinceramente che anche Giorgia Meloni non si faccia tentare, insomma, che tanto mi sembra chiaramente che l'andazzo quello di gente fuori dalla realtà, che si stanno richiudendo nella loro torre esattamente con la stessa maggioranza del passato, senza, facendo finta che non è cambiato niente, che in Francia non sia cambiato niente, no? E similari. Ma insomma, per noi va bene, cioè ci regalano 5 anni di opposizione fatta bene, ecco, per carità, e poi cadranno molto più pesantemente, però insomma, sembra strano, ecco. Ma però qualcuno che insomma che si sta facendo dei piani c'è su questo, no? Ci sono, qualcuno adesso si sta dicendo, però se in cambio ci danno un commissario bello potente, no? Magari al bilancio qualcosa, no? E lì vale la pena? Ma no, che non vale la pena. Cioè, prendere, associarsi a un qualcosa che non va da nessuna parte. Per che cosa? Per la posizione. Poi si rischia di fare lo stesso errore del Movimento 5 Stelle, cioè che bello, abbiamo un vicepresidente, però intanto si perde la faccia. Io non glielo consiglierei, poi per carità, fino adesso Meloni ha saputo essere probabilmente più sul pezzo di noi, ecco, perché gli italiani gli hanno solo confermato la fiducia, ma anche con una crescita maggiore rispetto a quella che hanno accordato a noi, quindi niente da dire. Però insomma, da amico e da compagno di coalizione mi verrebbe da dire non glielo suggerirei. Ecco, un'alternativa credibile però quale sarebbe? Cioè, perché se mi tolgono, voglio dire, la von der Leyen, mi mettono un Draghi, non è che io esulto, no? No, non esulto neanch'io oggettivamente, però la cosa migliore sarebbe quantomeno iniziare a prendere atto che le cose sono cambiate e aprire una discussione. Fino adesso la discussione non è arrivata, cioè sono il gruppuscolo degli amicuzzi, si è chiuso dentro, peraltro all'aperitivo, cioè vale a dire prima della cena, lasciando fuori
lasciando fuori Meloni, dicendo allora dunque facciamo così, io c'ho il presidente, tu fai il Consiglio europeo, tu fai il presidente dell'Europarlamento e così via. Insomma, non è un bel metodo, ecco, mi verrebbe da dire. Beh, diciamo che a loro conviene fare in fretta, a voi converrebbe invece aspettare sempre di più l'esito anche delle elezioni in Francia, cioè vedere cosa salta fuori. Sì, ma adesso io ovviamente da uno che guarda fuori, no, perché di sicuro nessuno di noi brutti, sporchi, cattivi, euroscettici, eurofobici o far right, extreme right o come ci chiamano, siamo ovviamente in pista per avere nulla, è meglio così, però appunto parlando da esterno, io non lo so, ripeto, se gli convenga fare in fretta, cioè far finta, prendere, io prendo tutti i posti subito e poi gli va bene, cioè quando a un certo punto si sfalderà tutto, non lo so. Insomma, io spero che facciano così, ecco, mettiamola così, va? Cioè, non lo spero dal punto di vista della logica e di quello che abbiamo visto in democrazia, dal punto di vista della cruda convenienza politica, più i miei avversari fanno sciocchezze, più contento sono, ecco, in una prospettiva di accelerazione verso il baratro. Mettiamo che trovino un modo, no, per escludere le destre, diciamo così, per escludere i sovranisti. Poi che cosa succede? Cioè, ci sono anche altri margini di manovra, ad esempio all'interno del Parlamento, sui singoli provvedimenti? Perché insomma questi numeri in qualcosa dovranno pur contare. Certo, poi ovviamente le votazioni si fanno in piena libertà, cioè si vede chiaramente e si è visto chiaramente in passato che il Parlamento, insomma, in realtà non è monolitico, poi ci sono dei provvedimenti che magari piacciono a un gruppo ma danneggiano uno Stato e quindi quello Stato lì non partecipa alle votazioni del gruppo. Ma in generale è proprio anche secondo me una questione di immagine, cioè voi pensate a rivedersi ancora la faccia della von der Leyen, la faccia proprio della von der Leyen, io credo che in quel No, momento viene già male adesso, figuriamoci dopo. Lo so, vabbè, dato che secondo me sono in tanti a cui viene male, io credo che sia un enorme spot per i movimenti eurocritici. Quindi bene così, insomma, no? Cioè, se mettessero qualcuno simpatico, per noi sarebbe peggio, ecco. Sì, da questo punto di vista sì, non so per tutti noi come andrà a finire. Nel frattempo voi incassate Ma la vedi, vittoria. Borgonovo, cioè, te la metto meglio. Per tutti noi non è tanto importante quello che dice, fa, che cosa la von der Leyen, la Commissione europea, così questo tipo. Per tutti noi è importante quello che farà la Francia, per un motivo abbastanza semplice. Supponiamo che loro oggi sono in infrazione, no? Cioè sono dietro la lavagna, esattamente come noi, per i conti pubblici. Insieme con un nutrito gruppo, no? Allora immaginiamo che vince la Le Pen, no? Vince la Le Pen, prende il governo. A quel punto cosa succede? Il governo Le Pen, la prima cosa che fa, secondo voi, è mettere tasse, tagli, così via? Cioè, si presenta così ai francesi come cambiamento, mettendo tasse e tagli da tutte le parti, oppure fa la cosa giusta, vale a dire prende e cerca di mettere in piedi investimenti, Beh, io spero la dazi o prima. similari? No, non credo che invece farà tagli e tasse, se devo essere sincero, e quindi dato che credo che il governo eventualmente Le Pen non farà tagli e tasse, a quel punto possono succedere solo due cose: o fanno finta che non è cambiato niente, no? Vale a dire dove la Francia ha sempre lasciato fare di tutto, no? Mentre noi invece cattivi e così via, mentre invece la Francia poteva fare, e allora nel qual caso si vede molto chiaramente che il sistema è truccato. Oppure approfittano, no, del fatto che ci sia la Le Pen, e loro gli dicono: che bello, adesso gli facciamo il trattamento Grecia, Italia, Berlusconi, spread, no? E così di questo tipo, e nel qual caso salta tutto.
Perché questo per noi, questa procedura di infrazione per noi cosa comporta adesso? Cioè che cosa che succede? Al momento non comporta niente, cioè ci stanno dicendo semplicemente guardate che siete cattivi, allora vi diciamo cosa dovrete fare in futuro, tagli, tasse, spendere di meno, tassare di più, no? Catasto, cioè ci metteranno il solito elenco, no? della spesa, e se non lo fai in teoria in futuro potrebbe arrivare la messa in procedura di infrazione, le sanzioni o non si sa che cosa, che non sono mai state date a nessuno. È per questo che secondo me mi sembra oggettivamente una roba un po' da mago di Oz, anche perché ovviamente essendo che noi siamo in parallelo con la Francia, cosa fanno? O sanzionano anche la Francia, e secondo me viene fuori un casino, perché io credo che Le Pen con le sanzioni prende e ci farà un aeroplanino di carta. Allora nel qual caso suppongo che noi la imiteremo, no? Oppure invece si prendono atto che le regole non esistono, allora vengono o sono sbagliate alla radice, allora bisogna cambiare tutto. Cioè, il fatto che la Francia sia messa peggio di noi dal punto di vista economico non è bene per l'Europa, perché ovviamente significa che c'è una profonda malattia proprio al cuore dell'economia europea, no? Ed è quella che abbiamo descritto, anticipato in tanti anni di analisi di quello che stava succedendo, ma dall'altra parte insomma significa che prima o poi questa illusione, no? che c'era sempre, che l'unico modo per venirne fuori fosse dare addosso all'Italia, mentre invece gli altri erano tutti bravi, belli e simpatici, e adesso forse finisce. Perché di base, comunque, te la faccio veloce, i 10 anni di lacrime e sangue che noi abbiamo passato, no? Che ci hanno portato a chiusure, suicidi, disoccupazione, cose di questo tipo, la Francia non li ha mai fatti, perché erano loro e comandavano loro, e quindi vaffanculo. Questo era grosso modo, no? L'acuta legge, no? All'interno dell'Unione Europea. Adesso però viene al pettine, perché o cominciano anche loro con la cura Monti, per intenderne una, e prendere e farla digerire a un eventuale Le Pen che arriva, secondo me non credo che sia facile, oppure si prende atto che queste regole non funzionano. Tutto qua. A noi, allora noi abbiamo sempre trangugiato tutto. Cioè agli italiani, ma sì, tanto quelli lì chi se ne fregano, gli possiamo fare tutto, tanto ci credono, basta che gli mettiamo lì uno con l'Oden, dicono che è serio, no? Allora, e poi tutte le boiate che possono... Speriamo di non rivedere altre figure di questo genere, speriamo che ci vada bene. Un po' mi ha rassicurato, devo dire, Claudio Borghi, quindi lo ringrazio, grazie a Claudio Borghi della Lega. E...